Onorevole Mangiacavallo, partiamo dai contagi a Ribera, 171 secondo l'ultimo bollettino dell'ASP. Lei come valuta la situazione riberese, anche in prospettiva? Sicuramente è una situazione pesante, come del resto si registra in buona parte della Sicilia e più ancora in provincia di Agrigento. Evidentemente è il frutto di comportamenti scorretti, è il frutto di mancanza di controlli e di applicazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente, e quello che maggiormente preoccupa è che non si è ancora intuita la gravità della situazione. Ci sono dei focolai familiari che si sono autoalimentati e che purtroppo non si riesce a tracciare in maniera adeguata. Speriamo che ci si possa convincere della gravità della situazione, speriamo che il comportamento di ognuno di noi possa essere intestato a senso di responsabilità, speriamo che le misure restrittive continuino ad essere mantenute, altrimenti la situazione diventerà veramente drammatica, anche perché trattandosi di variante inglese, che ora a quanto pare rappresenta più dell'80%, se non il 90% dei contagi, avendo un alto indice di contagiosità, di diffusione, non è facile arrestare questo processo. E mentre prima, ad esempio lo scorso anno, venivano colpiti prevalentemente gli anziani, oggi il rischio maggiore è che vengano colpiti molti giovani, anche bambini, che talora rimangono sintomatici e quindi diventano ancora più pericolosi per la diffusione del contagio. E credo che sia avvenuto proprio questo, non solo a Ribera, ma in buona parte dei comuni che hanno adottato la zona rossa. Veniamo alle questioni che riguardano l'ospedale. Adesso sono iniziati i ricoveri in medicina Covid, e si attende a breve l'avvio della semintensiva e dell'intensiva. Ecco, si va verso una soluzione del problema o ancora lei vede criticità nella macchina? Io ho sempre sostenuto che la soluzione del problema pandemia non può e non deve essere rappresentato dall'apertura di reparti Covid. Noi potremmo dire di avere degnamente combattuto questo fenomeno, di averlo eventualmente sconfitto solo quando non registreremo contagi. Il problema non è tanto quello di aprire nuovi posti di degenza ordinaria Covid, di semi-intensiva o di intensiva, anche se questo purtroppo oggi si rende indispensabile. Bisogna prevenire oltre che curare, anche perché il quadro patologico che si determina, il quadro nosologico che si determina, oltre ad essere pesante nel corso della malattia, da pneumologo devo dire che molto spesso lascia degli esiti, degli strascichi che possono fortemente condizionare il resto della vita. Quindi il problema deve essere risolto alla base per evitare che insorga la malattia, o meglio, per evitare che ci possa essere il contagio e che possa insorgere la malattia. Circa l'apertura del reparto Covid a Ribera, della prossima apertura della semi-intensiva ed intensiva, credo che sia stato un passo estremamente importante, perché gli ospedali sono ingolfati, i pronto soccorso non ce la fanno più a rispondere alle esigenze molteplici, perché dobbiamo ricordare che non ci sono soltanto malati di Covid o presunti malati di Covid, ci sono molte altre patologie che purtroppo oggi sono trascurate in funzione di questa particolare attenzione che viene rivolta a questa malattia infettiva, alla Covid-19. Quindi è sicuramente un passo importante nel trattamento del Covid, ma bisogna fare un discorso di carattere più generale, perché bisogna non trascurare le altre patologie, non bisogna fare allungare le liste d'attesa per i controlli delle altre patologie e bisogna concentrarsi maggiormente, lo ripeto fino alla nausea, nella prevenzione del contagio. Questo non dipende dalla organizzazione sanitaria, questo non dipende dall'apertura di nuovi reparti più o meno attrezzati, dipende solo ed esclusivamente dal nostro senso di responsabilità e dai controlli che dovranno essere effettuati dalle autorità competenti. A proposito dell'ospedale, lei che è un attento osservatore, da un anno a questa parte, cioè da quando è scoppiata la pandemia ad oggi, a pochi giorni fa, che si è arrivati all'apertura di questo ospedale Covid, c'è a suo parere un errore principale che è stato commesso e che ha così tanto dilatato i tempi? Perché dell'ospedale Covid a Ribera si parla ormai da parecchio tempo. Io devo dire che da quando
si sono attivate le procedure per attivare questo reparto e la terapia intensiva e la semi-intensiva, non si sono registrati ritardi. I tempi di realizzazione ci volevano e grazie a Dio è partito il reparto e a giorni, presumo martedì, sarà aperta la semi-intensiva e l'intensiva, che sono elementi fondamentali e indispensabili perché il reparto possa funzionare al meglio. Se errori ci sono stati commessi nel passato. Molto probabilmente nemmeno errore si può considerare, perché io ricordo che nel mese di maggio la Sicilia era code free, nessuno avrebbe mai immaginato che avremmo registrato la seconda e la terza e forse la quarta ondata, per cui nel periodo estivo tutto si è pensato tranne che all'organizzazione dei reparti COVID o all'organizzazione sanitaria. Sappiamo benissimo, lei ricorderà quello che si è verificato durante il periodo estivo e non solo in Sicilia, per cui non avendo preparato al meglio in quel periodo l'organizzazione sanitaria, non solo quella ospedaliera ma anche quella territoriale, poi ci siamo ritrovati in una situazione che definire pesante è molto poco. Comunque, devo dare merito al commissario Zappia di avere accelerato quanto più possibile e di aver realizzato, devo dire, in tempi cristiani, l'attivazione del reparto COVID e della semi-intensiva e della intensiva a giorni. La ringraziamo e le auguriamo buona Pasqua.